E buonasera gentili radioascoltatori da Radar, che ritorna dopo una settimana perdendo il pezzo importante. No, non è vero. Il pezzo grosso sicuramente. Un pezzo grosso, perché sicuramente è grosso fisicamente. Raffaele Felici, ma ne acquisisco uno migliore. Guarda Francesco, mi ha guardato male. Il buon Daniele Herrera qui con me, io sono Fabrizio Genovese e in regia la Franci. La Franci, è più carino. E puntata, come al solito, sempre ricchissima. Noi abbiamo, come possiamo dire, cioè, l'attualità in queste settimane ci sta mettendo a dura prova, caro Daniele, perché abbiamo di continuo referendum, elezioni, Trump, tutto c'è. Vorremmo in qualche modo prenderci una settimana di pausa, ma è impossibile, giusto? A parte quando mandate in pausa a me, perché ovviamente mi ci avete proprio spedito l'ultima settimana. Ah, bravi, neanche mi avete salutato. Tu hai bisogno di una pausa, visto la tua veneranda età, quindi... Detto questo, ricordiamo i nostri contatti social. Come no, pagina Facebook Roma 3 Radio, pagina Twitter Roma 3 Radio con il 3 al numero, Instagram dove potete guardare le nostre bellissime fotografie Roma 3 Radio con il 3 al numero, altrimenti andate su Spotify e cercate Roma 3 Radio dove trovate le nostre playlist. Oppure la classica mail a Roma 3 Radio con il 3 al numero, @uniroma3.it, altrimenti scaricate l'app TuneIn dal vostro market store di Android o Apple e cercate la nostra Roma 3 Radio su Spotify, quindi ci ascoltate tranquillamente con il vostro smartphone. E allora vediamo intanto subito il menu della nostra puntata, anche vegetariano, così per far piacere, sì, diciamo, a Francesca. Oggi parliamo di tanti argomenti nostrani e esteri, come al solito, e per la prima volta da quando si è iniziato il 20 gennaio scorso non abbiamo Donald Trump fra le nostre notizie, che è una fortuna sicuramente. Partiremo con il Partito Democratico, perché la convention renziana a Lingotto è stata una convention importante, un incontro importante in vista del congresso che si terrà ad aprile. Ma sì, sempre in casa nostra poi abbiamo anche il referendum sui voucher, e quindi Francesca ci verrà qui a parlare di questo, di questa forma contrattuale di cui si è tanto parlato sempre più negli ultimi anni. Poi ci spostiamo in Europa, perché abbiamo prima in Scozia il referendum che è stato in qualche modo annunciato ma ancora non confermato di un nuovo tentativo di secessione da parte della Scozia nei confronti del Regno Unito, ovviamente in base alle ultime recenti notizie sulla Brexit e sul appunto questo evento epocale che è successo l'anno scorso e che sta portando un paese in meno alla nostra comunità europea. Ma potremmo acquistarne nuovo con la Scozia proprio. Vabbè, sì, no, sicuramente. E poi abbiamo le elezioni di oggi, tra l'altro, che sono ancora in corso. Andate a votare, cari amici olandesi, perché sì, l'Olanda, anzi, i Paesi Bassi, perché sai che Olanda non è propriamente giusto dire Olanda. Infatti Netherlands, no? No, attenzione, poi magari ci chiamano, dicono, oh, questa è di... quindi... referendum Paesi Bassi, poi ne parleremo meglio sicuramente tra i due candidati, e poi infine ovviamente Gwen Stefani con Make Me Like You. Dovevi di Carletto Mazzone. No, me lo sono dimenticato. Carletto Mazzone, cazzo, fa 80 anni quello. Vabbè, ma lo riprendiamo. No, vabbè, dopo, alla fine però dobbiamo ricordarcelo stavolta. Ci siamo scordati le cose, cazzo. Cosa? Lo sai fare te? Cosa? E i social. Devi entrare nel coso della... Ciao a tutti quattro, non posso vedere chi voi siate, però potreste dirmelo. Eccolo, ciao Marcolino. Grande, è colui che fa... Marco Rodini è colui che fa... È il nostro grafico, è quello che fa le locandine. Quindi la tua bellissima locandina United... E, anzi no, Red Devils e Citizens l'ha fatta lui, molto bella praticamente, e grazie Rocco, anche bravissimo, a te ricambio, bravissimo. E al tuo compleanno io non verrò, allora capisci, esattamente, quindi volano complimenti per Herrera, esattamente, un commento, così vi posso ricordare Herrera, che è anche un giocatore del Manchester United, esattamente, espulso nell'ultima partita con Chelsea. Ora parleremo del Lingotto. Lingotto, cioè, è proprio uno stabilimento industriale. Lo stabilimento della Fiat, si chiamava Lingotto, anzi tuttora si chiama Lingotto. Ti faccio parlare a te, Sì, vabbè, ma ovviamente assistimi, Io qua mi sono segnato le varie persone che cosa hanno detto su per giù.
E poi dopo qua c'è Renzi, che è la parte finale sostanzialmente. Casomai dividivo, ma che ha detto Poletti? Ha detto Orfini? Sempre di Renzi parli. Parlo sempre di Trump. Francesco, però loro non sapranno. Vabbè. Beh, ok. Bene questo, va bene, va bene, va bene, va bene. Io sui voucher sto proprio messo male, non so un caso. Ah beh, voucher ci smettiamo comunque qualcosa. Parliamo di voucher, lei lo descrive, noi parliamo del referendum in generale. Il lavoro accessorio. Guarda, c'è un buon resuming da parte di ADN Kronos, bene. Sì, ADN Kronos. Come si chiama il titolo? Guarda, vale, eccolo qua, voucher referendum caso. È stato fatto ieri. Oh, raga, in 5 addirittura. 4, ricominciamo fra pochissimo. 3, oh, mamma mia. A 5, un insulto. Mazza, com'è? Che dici, tra? Basta che lo ricordi, sennò... Non vi posso vedere, quindi se mi insultate... di quello che parliamo, no? O un commento. No. Aspetta che mi è partita la cuffia. Ok, dimmi. No, no, no. Metti solo una foto, però. Guarda, metti la foto dei voucher. Perché parlavo principalmente di quello. Ah, lo sai che Raffaele mi pare lo paghino con i voucher? Ma parleremo poi anche di referendum in Olanda, in Scozia. E basta, metti questo. Comunque, okay, elezioni in Scozia. No, vedi. E questa era Gwen Stefani, la frontman o la front girl dei No Doubt. Oggi ex, come so dire, per me sono sciolti gli anni 90. Ma no, dai, sono ricostituiti poi, via, via. Quello è il PD. Il PD di cui parleremo praticamente adesso, esatto, che negli ultimi tempi ha vissuto sicuramente delle problematicità evidenti. La problematicità principale è stata sicuramente la scissione che ha portato poi alla nascita del DP, no? Democratici e Progressisti, a cura di Bersani, D'Alema, eccetera, eccetera. La compagnia degli ex bella, della Quercia, degli ex dell'Ulivo, l'ex ala di sinistra, tutto, dei DS, del PDS e via dicendo altro ancora. Forse non del PDS e dei DS, visto che fu Mussi, diciamo, la parte di sinistra. Ma detto questo, il Partito Democratico ha fatto quadrato intorno al suo segretario ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, poi segretario uscente perché ha affidato... candidato alle prossime... primarie, e poi non totalmente ha fatto quadrato perché poi effettivamente sappiamo che ci sono anche altri candidati che sono Michele Emiliano, il governatore della Puglia, e Andrea Orlando, che è il ministro della giustizia, sia del governo Renzi, ma anche qui nel governo Gentiloni. Ecco, cosa è successo? Al Lingotto, diciamo luogo evocativo perché stabilimento della Fiat in passato e anche 10 anni fa sede dell'espressione della mozione congressuale di Walter Veltroni, da cui Matteo Renzi ha preso molto, tanto, 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 anche nell'organizzazione partitica, un'organizzazione più aperta che settaria come invece voleva la parte di sinistra, bersaniana, d'Alemena e vi dicendo. In questa convention che si è tenuta il 10, 11, 12 marzo, quindi venerdì, sabato e domenica scorsa, la convention renziana ha vissuto dei momenti di alti e bassi, hanno parlato personaggi importanti della corrente, no? Come Orfini, Roberta Pinotti, Boschi, Poletti, Chiamparino anche, ha parlato molto importante, a quanto pare forse uno dei delfini che precedentemente erano anche un po' più nell'ombra di Renzi, ma che adesso invece si vedono molto, che Maurizio Martina, cioè il ministro dell'agricoltura, e praticamente sostanzialmente tutti hanno... sono convenuti sul fatto che il PD dovrà restare in piedi, il PD è il partito del secolo, come l'aveva definito qualche anno fa in fondo Pierluigi Bersani, non si torna indietro, si riparte insieme, Renzi ha parlato anche, e ci arriveremo fra poco, di una colpa sua, di una debolezza sua, per questo si sono persi alcuni pezzi importanti, per cui per esempio Roberta Pinotti ha detto che questa scissione appunto è una sconfitta, moralmente e politicamente è un dispiacere, ma che in certi casi anche è quasi d'obbligo, nel grado di attrito in cui era arrivato il Partito Democratico, la corrente renziana con quella corrente minoritaria.
Chiamparino, no? Ha parlato, ha fatto un intervento importante anche in quanto ex sindaco di quella città, cioè di Torino, e attuale governatore del Piemonte. Come un partito democratico è diventato un partito di Renzi, ma ne ha preso il valore aggiunto, quel valore in più, come una grande forza per creare un'identità, a differenza di quello che diceva D'Alema, cioè che era il contrario, il partito di Renzi rischia di trasformare completamente un impianto decennale, ma che aveva un suo perché, che era differente rispetto al perché individuale. E poi ovviamente è venuto anche un membro importante del nostro Parlamento, non lo è più, ma comunque lo è stato in passato, che è Emma Bonino. Ricordiamo che i radicali già tentarono di candidarsi nel Partito Democratico, si candidarono alle elezioni del 2008 con Veltroni, tentarono nel 2009, nel caso Pannella, di candidarsi alle primarie, ma non fu accettata la sua candidatura, e quindi Emma Bonino ha parlato sostanzialmente di alcune problematicità, di alcune tematiche come le tematiche dell'immigrazione, dell'integrazione. Ha parlato, no, anche criticando aspramente il governo, nella fattispecie quella norma del governo Gentiloni che prevede la restituzione, chiamiamola così, insomma, il rimpatrio in loco, cioè in Libia, dei migranti, e sostanzialmente attraverso un pagamento, ovviamente un cambio di qualche cosa, in questo caso di una questione monetaria, di denaro, la gestione proprio dei migranti. Su questa cosa, per esempio, è stata molto critica la Bonino. Critica, evidentemente, non è stato il pubblico del Lingotto, quando infatti si è stretto in un abbraccio, in un applauso comune, nei confronti del presidente del Consiglio, ovvero Gentiloni. E poi c'è Renzi, giusto? E poi c'è Renzi perché la domenica ha aperto il venerdì, ma poi sostanzialmente la cosa importante era la chiusura di fronte a 5.000 persone, e ha detto, cito qua, che ha cercato di distruggere il PD, non c'è riuscito perché il PD resisterà anche dopo di noi. Quindi parla di un nuovo tipo di sinistra Renzi in questo incontro, di una sinistra diversa da quella del passato, che crea il lavoro e non fa i convegni sul lavoro, non è quella che canta bandiera rossa col pugno chiuso, ma che sta vicino agli ultimi, ai più poveri. Quindi diciamo una sinistra differente. Ha attaccato anche il giustizialismo, quello che lui definisce giustizialismo, mettendo anche una pietra forte e importante su una parte di garantismo, e ha sfidato anche i 5 Stelle in questo. L'ha sfidati dicendo, stando vicino alla Raggi, che è sotto inchiesta in questo momento, e ha attaccato sostanzialmente Di Maio e Di Battista, dicendo, allora, se è così, voi fate come adesso sono io, senza un minuto parlamentare, perché ricordiamo, Renzi non sta più in Parlamento dopo che si è dimesso dalla presidenza del Consiglio. E infine ha chiuso sulla leadership, tema molto importante e caro. Ha detto, non vogliamo il partito delle correnti, servono però più leader, più quarantenni, cioè quindi si ritorna un po' a quello spirito degli anni 90 in cui i quarantenni rifondarono i partiti sostanzialmente, si pensa a Occhetto, D'Alema, ma anche il Movimento Arancione, quello di sindaci e altro ancora. Quindi una nuova vita politica per il Partito Democratico intorno al suo leader. Ok, ma no, nel senso la situazione, come al solito, è sempre complicata. È drammatica, nel Partito Democratico è sempre così. Va bene, ce ne andiamo ancora un po' in musica e poi ritorniamo subito a bomba con i voucher. Francine. Hai fatto? Il posto? Sei sicuro? Non ti sento. Non sei sicuro di non voler entrare qua dentro? Il posto l'hai fatto? Stai facendo. Ok. Grazie, Fra. Allora, questo facciamo un blocco. Comunque, dobbiamo sicuramente un po' intervallarci, perché tipo volevamo fare un blocco. Allora, aspetta, no. Però noi ci abbiamo pochissimo a dire, e secondo me la cosa più importante è che cominci te, perché su cos'è un voucher? Allora devo uscire io, adesso. Vada, fanculo. Devo uscire io. No, vediamo un attimo fare, cioè abbiamo ancora... Forse è meglio se lo fa lei da fuori, no? Perché almeno stiamo tutti e tre a parlare. Vabbè, allora tu non parli da fuori. Che mi metto a parlare di fuori, scusa. No, Franci, fallo dal lato dove stai. Non mi senti. Ok. Ora parleremo di voucher, ma voi non sentite un emerito? No, probabilmente ti serviranno due blocchi di tappeto. Cioè, due tappeti ti serviranno sicuro. Ah, vabbè, effettivamente non so quanto devi parlare. No, vabbè, sì. Possiamo anche fare un blocco.
Cioè, non è necessario fare per forza tanti blocchi per poche cose. Anche perché, cioè, abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, possiamo anche finire prima, non è che per forza dobbiamo fare puntate da un'ora precisa. Certo, scambia contatti di lavoro. E il cappellino? No, oggi sono preciso, sto bello. Anzi, metto tutta la camicia molto a Infatti il fondo. cappellino dove si mette? No, non c'è bisogno oggi, scusa, c'è un perché il cappello. Attenzione, mi ha scritto la pagina fan dei Cleveland Cavaliers. No, No, Olanda. Olanda. In Belgio si vota ogni 2 giorni praticamente. Grazie ai Cavaliers che mi hanno scritto, ma io non posso in questo momento sentirli. Ciao ovviamente a Valerio, come al solito. Siete 5, ma chi siete? Io non vi vedo. So che uno è Valerio, immagino uno sia Marco. Cocco un'altra. Poi sei te. Introduciamo noi e poi mandiamo Sì. le Ma chi c'è stato là? Vabbè, allora. Opol! c'hai mo adesso che ci mandi in onda. Franci, occhio. Ben ritrovati. Dopo Sleep Away è stato Vabbè, veramente sì, no, molto. svegliamoci perché Sleep Away, se no qua si addormentiamo veramente. Ci addormentiamo. Cosa succede il 28 maggio? cosa succede? Non lo so, io non predico il futuro. Scherzo, probabilmente, no, sicuramente ci sarà il referendum sui voucher. Ora. E probabilmente però avevi cominciato bene con quel probabilmente perché vedremo fra poco. Sì, no, beh, certo, io sono un po' ottimista, dai, ho cercato di dire sicuramente, quindi. Così andiamo a fare i scrutatori elettorali e ci pagano, e dai. Ovvio, ovvio, ovvio. Parola voucher, l'avete sentita, odiata, amata, chi lo sa, dipende un po' dalla vostra situazione lavorativa. Un voucher, che cos'è, caro Daniele, Io esattamente? non lo dico perché lo facciamo dopo dire a Francesca, Sì, no, questo. no, vabbè, nel senso, diamogli giusto un argomentino per dire che È stiamo un parlando del mondo del lavoro, cioè, è ecco. un contratto che serve per retribuire il lavoro occasionale. Il problema è Esatto. che questa deregolamentazione del mercato del lavoro, questa eccessiva flessibilità, ha portato, Francesca lo dirà con i suoi toni aspri e stalinisti, lo ha portato praticamente a retribuire non solo la prestazione occasionale, ma la prestazione sostanziale, cioè la prestazione duratura. Comunque, il Consiglio dei Ministri, a quanto pare, ha riunitosi il 14, quindi ieri praticamente, ha deliberato di scegliere come data il 28 maggio per questo referendum in cui gli italiani saranno votati, se saranno votati, saranno chiamati a votare, pardon, se abrogare o meno alcune delibere ministeriali appunto riguardo la regolamentazione del lavoro accessorio tramite voucher. Quindi ci sono alcune norme da andarsi a leggere e informare per poi dopo capire quale scelta fare, se sì o no, come al solito. Quindi io direi, lasciamo la parola alla nostra Francesca che ci introduce adesso proprio nel dettaglio che cos'è un voucher e come funziona. Ciao. Ciao. Iniziamo questa rubrica sulla parola del giorno.
dualismo. Sì, come no. Sì, è vero, a livello di proteste, manifestazioni comunque sono molto attivi. Non solamente i ragazzi. Non solamente ragazzi. Riguardo questi temi. No, infatti. I ragazzi fanno la fila per l'iPhone, abbiamo capito. No, vabbè. Dell'occupazione. Esatto, proprio per questo, per il nero. Sì. Sì, ma perché ti sembra che finalmente hai un qualcosa di ufficiale. Cioè, non sei più... È come se fossi grigio invece che nero. Dai, lavoro in grigio. Ma ringraziamo a te, assolutamente. E concludiamo su questo tema voucher con due segnalazioni. La prima è che la CGIL ha chiesto di accorpare ufficialmente... Corso Italia 25, dove si trova la sede della CGIL, ha chiesto di accorpare
il referendum su voucher e appalti a quello delle elezioni amministrative che si terranno sempre in primavera. Sì, ricordiamo che la CGIL e la Camusso sono i promotori di questo referendum. Esattamente, esattamente. Un referendum che probabilmente si potrà anche evitare qualora, e si pensa per la giornata di venerdì, il Consiglio dei Ministri dovesse riunirsi e fare un decreto che svii la situazione. In questo caso la Camusso, e anche in questo caso la cito, ha detto che per evitare il referendum bisogna permettere l'utilizzo dei voucher soltanto alle famiglie e per retribuire le prestazioni occasionali di disoccupati di lunga durata e pensionati e infine studenti, a patto che ovviamente tutto questo sia sempre solo ed esclusivamente l'INPS a gestire l'esclusiva sulla vendita. Perfetto, vabbè, allora noi ci teniamo come al solito sempre aggiornati su questo argomento che ci riguarda strettissimo anche a noi giovani, tra te, ovviamente. E detto questo, chiudiamo un attimo questo blocco nostrano, ci ritroviamo subito dopo un brano musicale a parlare di Europa. Ancora. Andiamo in Olanda! E che c'è sta a fa qui, papà? Ragazzi, sono veramente euforico. Lo conosci? No. No. Chi è? No, non conosci tu dopo mi hai fatto vedere quei iraniani là che quando sono. Tu apri tipo che ne so le pagine di streaming certe volte ti si aprono delle pagine parallele, no? Ah. Sai quelle di betting? Sì. E ti viene fuori uno che tutte le volte dice che parla di, che tramite il trading ha fatto miliardi, però solo che fa ridere. Sono in camicia perché stavo alla laurea di un mio amico. E signor Hobble, salve signore. Hobble. Non ancora ufficialmente, ma la condizio sine qua non per rimanere fino ad aprile. Eccolo qua. Davvero il volto l'ho visto da qualche parte. Ragazzi, sono veramente euforico. Ma quando fai $7 in un mese, fuori di testa. Il mio conto sul mio nome a 22 euro? Potete crederci? Oh, sono ancora in stato di shock. E se non ce la farai, ti pagherò 10.000 euro in contanti che sborserò io personalmente. Cazzate. Ragazzi, sono veramente un fuori. Capito, Daniele, è veramente un fuori. Figa. Adesso parliamo di Olanda. Aspetta, scusa, ma The Creation è il gruppo, ovviamente. Vogliamo parlare prima di per me è uguale, ma il gruppo Scozia che è più... Vabbè, il gruppo si chiama The Creation, cioè è sotto il gruppo, per sì. The Creation. Passiamo di Scozia, che è meglio. La Nicola Sturgeon. La Nicola, bravissima. Raga, stiamo tornando, stiamo. Bravo, Meturio. Chi ha visto La La Land? No. Francesco? Regà, ma vabbè. Ma che è questa caprociata? Che hai detto, scusa? Ma... Però, Fede, cioè, veramente... Quindi... Sì, va. No, ma il fatto che non è così. Cioè. Vabbè. Making Time dei The Creation. Bravissimo. Quanto ci hai messo per prepararti a dire questa cosa? Questa qua, ho preso l'attenzione vostra fino a 3 secondi dall'inizio proprio per farlo io. Questa. Vabbè, comunque, non volendo, hai citato ovviamente qualcosa di inglese, quindi ci spostiamo in terra anglofona. Bravissimo. Perché non parliamo proprio soltanto d'Inghilterra, ma parliamo del Regno Unito. Esatto, superiamo anche il Vallo di Adriano. Esattamente, perché ce ne andiamo dritti dritti in Scozia, perché in Scozia c'è fermento, non c'è solo alcol e freddo, c'è anche fermento tra appunto Scozia e Inghilterra, perché siamo pronti qui a breve a un secondo referendum
per una secessione da parte della Scozia nei confronti del grande Regno Unito, stavo dicendo semplicemente Gran Bretagna, da Commonwealth, sì. Sì, no, per uscire da Regno Unito, quindi un secondo referendum di indipendentismo da parte della Scozia, promosso dal leader Nicola Sturgeon, che non è un uomo, ricordiamo, ma è la presidentessa del Consiglio scozzese. Esatto, quindi che ha promosso ancora una volta questo referendum, che probabilmente si farà alla fine del 2017, inizio del 2018 probabilmente. Quindi, si dice anche... Tra autunno 2018 e marzo 2019. Io sapevo diversamente, però vabbè. Okay. Ma le ultimissime notizie mi arrivano proprio direttamente da Edimburgo, mi dicono cambiano. A me Nicola mi ha scritto poco fa. Ah, ti ha scritto poco... Ok, vabbè. Esattamente. Mi ricordava che il referendum del 2014 non è andato benissimo. No, 55%, 45%. Tuttavia, la situazione geopolitica è cambiata, direi, certo, sostanzialmente. Perché quando, cito praticamente di nuovo... la premier scozzese, quando si è fatto quel referendum non si pensava, però restiamo lì, non si parlava di Europa. Esatto, non si parlava di Europa, si parlava sempre, non era di... messo in discussione il fatto che, l'Inghilterra fosse in Europa. Esatto, fosse, quindi era saldamente ancora con Cameron, David Cameron alla presidenza, e quindi come premier a Westminster, e invece adesso si trova in una situazione completamente differente. La stessa Sturgeon ha detto che il governo di Londra rifiuta ogni compromesso che ci consenta di rimanere almeno dentro il mercato comune europeo. Non c'è quest'altra strada che decidere da soli il nostro futuro. Da soli il nostro futuro significa semplicemente referendum, leave o remain. E questo però è interessante, però non dall'Unione Europea. Esattamente, ma dal Regno Unito, proprio in funzione per rientrare con Bruxelles per, sì, il mercato unico, perché ovviamente è stato un colpo forte per l'Inghilterra, che dovrà essere assorbito anche nel tempo, non è una cosa semplice di breve periodo. Quindi probabilmente fra 2 anni potrebbe esserci questa situazione geopolitica per cui l'Inghilterra, oltre a perdere la possibilità di avere accordi politici e commerciali con l'Unione Europea, perderà anche un pezzo in casa propria. E chi dice che dovendo andare magari bene questo referendum, poi successivamente non perda anche un'altra, sì, delle parti della bandiera? Nord Irlanda è in procinto di pensare, perché il Sinn Féin comunque è abbastanza acceso anche loro sull'argomento indipendentismo. Esattamente, sono quelle parti del Regno Unito che hanno votato a grande maggioranza per il Remain invece del Leave, quindi in questo caso... Ti ricordo, Sinn Féin è un partito cattolico, nazionalista, insomma molto radicato anche tra la gente antico, comune perché del 1800 inizio Novecento. Nord Irlanda. Esattamente. Interessante è che in questi giorni si sono susseguiti alcuni fatti importanti per quanto riguarda proprio il Brexit. Il 7 marzo la Camera dei Lord, che è la Camera superiore, hanno votato a favore della norma perché il Parlamento sia a decidere dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ma poi la Camera dei Comuni, la May, è riuscita, sì, diciamo, a risolvere, a ribaltare questo voto, praticamente dicendo no, che deve, sostanzialmente l'uscita ci sarà nei tempi, e vi dicendo... Perché l'ha deciso il popolo. Questo. Esattamente, e l'articolo 50, quindi, del Trattato di Lisbona, quello che permette la secessione, potrebbe anche essere, diciamo, invocato domani. La verità, sappiamo che il discorso è molto lungo. È il primo step per dirsi ciao. Esattamente. Anzi, sì, non ciao, penso sperando sia un arrivederci. Sperando sia un arrivederci, ma non lo so, probabilmente potrebbe essere. Per la Scozia, per Edimburgo potrebbe esserlo sicuramente. Sì, sicuramente. Comunque rimaniamo come al solito in attesa di ulteriori sviluppi, perché comunque la situazione oltremanica si fa abbastanza bollente, nonostante faccia molto freddo. E piova spesso. Esatto. Detto questo, ci andiamo ad ascoltare Dolce Nera e ci troviamo tra pochissimo. Bene, adesso Olanda. Adesso Mazzone. Mazzone alla fine, proprio. Ah, dobbiamo dire due cose. Che oggi è morto Giulio Cesare e che è il compleanno di Mazzone. Sono due facce della stessa medaglia. Due condottieri di Roma. Mettiamola così. Le Idi di Marzi. Chi sei?
Attesa che azza tu. Parliamo di elezioni e poi collegherei con la Turchia, con la crisi turca. Sì, poi facciamo la turca, sì. In realtà sto blocco, potremmo farlo unico, grande e via. Sì. Facciamo unico, aspetta, vogliamo farne unico, grande, musica, saluti? Questo è il penultimo, facciamo il penultimo blocco. Ok, il penultimo, quindi l'ultimo intesi anche i saluti. Sì. E, Franci, hai sentito? Fai quest'ultimo... Questo è il... Che facciamo il penultimo blocco. Però lo facciamo con due tappeti molto probabilmente. Quindi... questo tienilo aperto. Germania ha rifiutato la visita. Non lo pensavo, sai? I curdi, pensate. Hanno pure tanti turchi, strano. L'Olanda chiude la porta. La Francia gli ha fatto fare in un... una località privata, cioè proprio ha chiuso. Poi ricordiamo che il referendum in Turchia è una delle cose più... La Costituzione in Turchia è una delle cose anticostituzionali della Madonna. Tipo è per trasformare dalla semipresidenziale a presidenziale, non lo sapevo. Sì. Pensavo vogliono, fosse già presidenziale. No, farla la francese. Ora no. È tipo... francese è sì. Sì, vabbè, però voglio dare più poteri seri a coso, dai. Comunque vogliono farla quasi a... all'americana, ti dici? No, nemmeno, perché poi sarebbe ridotto il suo potere. Vogliono in qualche modo legalizzare una dittatura. Mettiamola così. Cioè, Erdogan sta a fare di tutto per... quello che voleva far Silvio, Silvietto nostro qualche anno fa, con il referendum costituzionale. 2006. Sì. Lui voleva farlo alla francese, però in questo caso... Iniziamo. Vado io? E questa era Dolce Nera con Fantastica, una fantastica lezione. Dico che abbiamo... No, è fantastica la nostra regia, la nostra Franci. Allora, bene, dopo aver fatto questo passaggio dall'oltremanica, torniamo di nuovo nel continente. Ma proprio lì di fronte, poi, sì. Di fronte a Dover? Allora, sono pure collegate Olanda e Inghilterra, da cosa? A livello storico. Ah, certo, certo. Guglielmo d'Orange, è stato... Come lo sai? Vabbè. Sì, sì. Quali sono le prove che io non ti vergogni proprio? Cioè. Io ho preso 26 storie moderne con Albert. E si sente, e si sente e si vede. Grazie. Va bene, comunque, siamo in Paesi Bassi, non in Olanda, semplicemente, perché oggi, proprio oggi, sono stati chiamati alle urne, anzi sono tuttora chiamati alle urne i nostri cari amici olandesi che stanno votando, stanno decidendo per la Camera Bassa, quindi ci sono due camere là, e ovviamente stanno decidendo tuttora quale destino, poi ovviamente chi dei due, se il primo ministro uscente, anzi ancora confermato, Mark Rutte del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, ho anche detto, dimmi la sigla se te lo ricordi, DVP, qualcosa del genere, ma quella è una squadra di calcio. Se la sta vedendo contro il suo antagonista Geert Wilders, adesso non saprei dire se la pronuncia è all'inglese o all'olandese, quindi non saprei dirti. Comunque noi lo diciamo Wilders, che è invece per il Partito della Libertà, il PVV, cioè praticamente un partito sostanzialmente populista, euroscettico, esatto. Che nasceva sì negli anni 50 da una realtà liberale, ma che poi dopo si è praticamente trovato in una via più euroscettica, anche per alcune decisioni, anche perché sappiamo che l'Olanda è famosa anche per una serie di omicidi di matrice islamica,
degli anni 90 e anni 2000 che hanno portato questo partito a diventare, oltre ad essere euroscettico, anche un partito anti-islamico, come i partiti destra populisti, in fondo, che può essere il Fronte Nazionale, la Lega Nord oggi, insomma, è di questo stampo, e praticamente oggi se la sta giocando con le elezioni, alle elezioni con il partito di centro-centrodestra, diciamo. Che è quello di Mark Rutte, che è il primo ministro che c'è adesso. Esattamente, se la sta giocando per 150 seggi, sappiamo, sì, no? Sì, no, poi ricordiamo, il sistema elettorale olandese ha la particolarità che, sì, è un proporzionale, però ha un livello di sbarramento molto basso. Sì, praticamente quasi un proporzionale purissimo. Sì, quindi c'è una frammentazione politica enorme a livello parlamentare, quindi tantissimi partiti hanno comunque una minoranza, hanno una rappresentazione parlamentare. Esatto, e si sono presentati in 28 in questo caso. Sì, e una addirittura parliamo di percentuali di partito massimo, cioè nel senso di elezione sul 20%, 22%, comunque non sono molto alte, se consideriamo ovviamente altre medie nazionali, tra cui anche noi. Comunque, da una parte abbiamo detto il Partito della Libertà di Mark Rutte, appoggiato anche dai laburisti, quindi centrosinistra, dall'altra parte invece nazionalisti radicali, come abbiamo detto Geert Wilders, che è un personaggio, io ve lo consiglio di guardare, perché assomiglia a chi assomiglia? A Louis van Gaal. Un altro olandese. Esattamente. Ma è interessante analizzare come questa situazione ricordi un po' la situazione del voto in Austria, dell'ultimo voto, sì, in Austria, in cui ci fu una grande coalizione in cui appunto sfidava questi euroscettici, che poi vinse di poco. A quanto pare il vantaggio è appunto nel liberale, in quel caso era nei verdi. È interessante ricordare in questo caso la vera sorpresa di queste elezioni probabilmente saranno proprio i verdi, che per la prima volta potranno arrivare ad alte percentuali, stando ai sondaggi, fino addirittura a 18 seggi, che ricordiamo su 150 e su una maggioranza quindi di 76, diciamo, sono tutt'altro che indifferenti. Ma in tutto questo ricordiamo anche che forte è la componente straniera in Olanda. Si si valuta un circa 22% di stranieri in molti Olanda. Sono di musulmani, insomma, islamici sicuramente. E proprio su questa scorta di paesi comunque anche di seconda generazione, paesi multiculturale di integrazione, che si è creata in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, uno scontro con la Turchia. Perché è capitato che Erdogan deve sostanzialmente organizzare un referendum per cambiare la forma costituzionale del paese, passare da un semipresidenzialismo ad un presidenzialismo puro. Perché a quanto pare oggi comunque alle rappresentazioni istituzionali, vi dicendo, va il Presidente del Consiglio, che è meno importante, che fu tanti anni fa Erdogan, ma ora lui è Presidente della Repubblica, sì, e quindi a quanto pare vuole rendere ancora più accentrato sulla figura del Presidente della Repubblica il suo potere. Ora ricorda un po', diciamo, la forma istituzionale portoghese, ma diciamo vuole trasformarla in una più filoamericana, vogliamo definire così, molto più accentuata del francese, e vi dicendo. E quindi ha deciso, visto che voteranno anche i turchi all'estero, ha deciso di inviare i suoi ministri all'estero a fare propaganda. Non la lettera che Renzi ha mandato. Esatto, ma paga gli aeroplani proprio, gli aeroplani per mandare i suoi ministri. Sì, i suoi delegati, ecco. In alcuni paesi, come nell'Olanda, si è rifiutato di far parlare i ministri. In Germania, per esempio, Germania è un paese in cui ci sono paesi principalmente dell'area germanica, appunto Germania, Danimarca, cioè anche la parte baltica, leggermente, e l'Olanda sono comunque a grossa componente musulmana. Questo sicuramente perché durante gli anni finali dell'Impero Ottomano, che appunto nel 1922 si sciolse per far posto poi alla Turchia e ai vari paesi, ci furono tutta una serie importantissima di investimenti tedeschi appunto nella zona ottomana. Non è un caso che la famosa Orient Express, la cosiddetta Berlino-Baghdad, che quindi passava per una grande parte per l'Impero Ottomano, fosse stata costruita proprio dai tedeschi.
e sappiamo che in Germania ci sono circa 20 milioni di turchi. Due esempi calcistici, cioè, fare te lo sto dicendo, Özil e Khedira, ovviamente sono due, esatto, sono due esempi di seconda e terza generazione, sì, sì, turca, tedeschi. Ecco, in quel caso la Germania ha deciso di rifiutare la visita di quei ministri per evitare di urtare la componente curda, esattamente, ma il bando della matassa in questo caso è proprio l'Olanda che ha detto no, non vogliamo questi due ministri per non dare propaganda di destra, quindi è stata, esatto, molto chiara, molto palese, perché, forse proprio perché in vista delle elezioni contro un partito di ultradestra. Sì, ricordiamo che Geert Wilders ha fortemente dichiarato, anche in uno scontro televisivo che c'è stato due giorni fa, ha dichiarato proprio palesemente che lui bloccherà completamente le frontiere a tutti chiunque vuole entrare di fede musulmana, cioè quindi non soltanto turchi, ma anche in generale tutti gli islamici in qualche modo non avranno modo di entrare. Quindi un ban ancora più evidente di quello è stato proprio molto Trump. Radicale, quindi anzi direi proprio estremo, quindi assolutamente contrario all'immigrazione da questo punto di vista, cioè nel senso è selettivo. Perché ricordiamo che uno dei leader di questo partito nel 2002 è stato ucciso proprio da una componente, da un'iniziativa jihadista, quindi... Sì, sì, sì. Non è sicuramente un paese nuovo, addirittura un regista, non ricordo il nome, fu assassinato da quel tipo di componente politica. Devo andare a vedere anch'io la cosa. Però insomma è un problema che in Olanda si è vissuto, forse proprio anche in quanto un paese che si era aperto molto nel passato e che comunque è costante l'integrazione e l'immigrazione, come giusto che sia in fondo. Perfetto, allora noi con i risultati che probabilmente sapremo stasera, insomma, o domani, la prossima puntata di Radar, magari faremo un mini spot per sapere, per aggiornarvi su come, ma l'avrete fatto sicuramente per conto vostro, su come sarà andata a finire questa votazione, questa elezione che della Camera Bassa, di tutti i rappresentanti della Camera Bassa olandese. Detto questo, andiamo ancora uno spazio musicale e poi ci ritroviamo per i saluti finali. Un giorno non riesco a respirare. Il fedifrago è stanco? Fattore, sì. Ho fatto 4 ore di bici oggi. Ammazza, dove? Tutta Roma. Ah, il tour... Ah, Dio. Ci penso mai. E vabbè, mo saluti così random, magari... C'abbiamo una notizia da dare all'ultimo. Dai, su Anza. Guarda un po' un'ultima ora te. Ci penso neanche a questa. Lotti. Federal Reserve alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Non è molto interessante. Il PD. Geni, no, interrogatoria. Dove, scusa? No, sto guardando su quelli più a sinistra, vedi? Quelli sono gli ultimi. L'ultimo versi. Pacco esplosivo al Ministero delle Finanze. Al Cali. Se usciterà film perduto. Ah, di Orson Welles. Guarda qua un po'. Guarda un po'. Interessante. Ho visto il terzo uomo, l'avevi visto? Terzo uomo? Sì. Mi sa che forse... Di Carol Reed. Mazza, è anziano, eh. Ma così sembra... è anziano. Quarto potere. Che gran film. Diamo questa? Se ti va, ma non c'è da niente con... Sai... Vabbè, come Mazzani. Sai Raffa. Che ci dirà? Ci sono partite, vero? O sì? Sì. Forse sì. Magenta! Atletico. Infatti. No, c'è pure il Monaco. Monaco contro City. Bella partita è andata. 4-2. 5-3. No, 5-4-2. 5-3. 5-3. Mm.
stai in auto? Odorino. Vogliamo dire, ci sta... Che Gullit ha fatto il sorteggio. Vogliamo dire... Ma ci stanno i sorteggi pure per le semifinali, poi. Sì. Stiamo tornando. Anch'io I love you, Ferraiuolo, Domani vengo in facoltà, faccio i pezzi. E batto i pezzi. Ok, diamo, dai, informazioni così trash, dai, tipo, o questa qui o più queste, o quell'altra su Orson Welles. E poi comunque sono le ultime, esatto, sono le ultime. Queste sono le ultime. E poi dove stanno le semifinali? No, ci sono i quarti. Sì, scusa. Ammazzo le semifinali, ma come? Non ho scritto. Non è che mi hanno scritto. Mi mandano i cuori. Vabbè. Ti mandano i cuori perché ti manca il cuore. Come in The, come Mago di Oz. Vogliamo rientrare? Cazzo. Questa allora. Mamma mia, sta canzone. E dopo questa botta di energia di Lana Del Rey, non possiamo fare altro che andarci a vedere il Manchester City contro il Monaco. Contro Monaco. Sì, questi sono gli appuntamenti di Herrera. Attenzione, appuntamenti calcistici. Se vogliamo un po' di energia, sicuramente questa è una partita scoppiettante. Perché calcio è politica, no? Calcio è politica, ma dipende pure come la interpreti. Perché l'Atletico Madrid è molto in difensiva, insomma, la interpreta. Quindi... Visto che hai toccato l'argomento calcio, io faccio gli auguri a Carletto Mazzone, che oggi fa 80 anni. Assolutamente, il recordman italiano di panchine in Serie A e anche straniero, insomma, il recordman con mi pare 795, se non sbaglio. Sì. Mi ricordo che tanto tempo fa vidi la sua pagina su Wikipedia. La sua corsa contro la curva, certo, la Brescia, bellissimo. L'Atalanta, esattamente. Sì, no, contro l'Atalanta, però sì, assolutamente. Tecnico del Brescia. Del Brescia. E da un romano all'altro, oggi anniversario, non vi faccio il calcolo, 2061 forse, non lo so. Togli, allora, siamo nel 2017, devi togliere 15 anni perché è l'11 di marzo. Ok, pensavo molto prima, felicità. Pensavo molto prima, non nel 15. Pensavo molto prima del 15 avanti Cristo. No, molto prima, sicuramente. No, l'11, vabbè, oddio, ci stiamo confondendo. Mi pare 44 avanti Cristo, mi pare, se non sbaglio. Vabbè, comunque facciamo gli auguri, tra virgolette. All'11 di marzo, quando hanno ucciso Giulio Cesare. È l'anniversario della morte di Giulio Cesare, quindi... Con 23 coltellate. Andate tutti a Largo Argentina a festeggiare con un po' di coltellate. Esattamente. Queste sono le coltellate dello zio Fabrizio. Esatto. Prendete i vostri bambini, prendete un coltello. E ricordiamo i nostri... Contatti. Che vai. No, Facebook. No, prego, prima di... Ma volevo fare io tune in stavolta, va bene. Pagina Facebook Roma 3 Radio, pagina Twitter Roma 3 Radio con il 3 al numero, Instagram le nostre bellissime fotografie, soprattutto col sottoscritto con i bellissimi occhiali che frega a tutti, Roma 3 Radio, o altrimenti andate a vedere le nostre playlist e sentirle soprattutto su Roma 3 Radio Spotify. Oppure quella che tu apprezzavi tantissimo, ovvero l'applicazione TuneIn da scaricare. E ci ascoltate tramite il vostro smartphone oppure l'email roma3radio@uniroma3.it oppure venite di persona qua a Via Ostense 131L, settimo piano, ascensore C. Detto questo, l'antenna di radar si sta per spegnere di nuovo. E non la spenge il nostro Felici. Cala il silenzio ancora una volta su questa radio, perché radar chiude, oltre alla programmazione del mercoledì, chiude definitivamente la radio. No, non è vero. E vorrei sottolineare quanto è precisa chiuderlo, alle 20.00. Quindi, da parte mia, Fabrizio Genovese, e dal buon Daniele Herrera, il grande. Raffaele Herrera, dai. Carino, no? Carino, no, grazie. Vi salutiamo anche da parte della nostra regia, che ringraziamo, Francesca, Leli e tutta la nostra redazione, quindi l'altra Francesca e Raffaele, che oggi, tra l'altro, ricordiamo, è andato dal dentista per l'ennesima volta. E ci ha lasciato quindi il mercoledì libero. Cioè, quest'uomo ha una dentiera e ancora non riesce a sistemarla. Non so quante volte dovrà andare dal dentista. Ci scusiamo per questo ultimo blocco in cui abbiamo sfasciolato termine tecnico. Vi ringraziamo e ci vediamo mercoledì prossimo. Un saluto a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20. Ciao! Ciao.
Una credibilità buttata. Ma perché, dai? Ma perché? Era necessario un po' di... Grazie a tutti. Ciao.